Ah, era quello lì il palazzo. Questo cosa da dire di nuovo? Ho sentito che hanno riparato la metro. Immagino che quei tizi insomma abbiano finalmente fatto qualcosa di giusto. Questa cosa che infine. Bravo, eh. Cose finte, diciamo. Stardew Valley, tornando a Stardew Valley che l'avevo menzionato prima. Questo vendeva. Ah, il bar. Però, per esempio, potevano metterci qualche scritta che ricordava il simbolo. Quelli con l'aragosta si riconosce, ma per il resto non si capisce niente. Mi sarebbe piaciuto farlo con mio nipote, però non ha un PC decente, ce l'hanno le sorelle e non lui. Volevo quasi quasi fare Animal Crossing con lui, perché lo Switch ce l'ha. Cioè fare io un po' di puntate per il mio canale secondario Wake Up Kids, fare un po' di Animal Crossing io e poi. Quando raggiungo il punto in cui posso invitarlo, visto che in teoria si può ci posso invitare gli amici e alcuni autorizzarli a editare la mappa, quindi farmi aiutare, però vabbè. Stardew Valley mi attirava di più per certi versi, non è che siano giochi estremamente diversi, però. Però ecco, io Animal Crossing non lo conosco bene. Allora, Stardew Valley. Ci sono anche i combattimenti, ci sono appunto le relazioni che si possono fare e poi c'è il farming, c'è la fattoria, eccetera. Animal Crossing mi sono un po' più dimenticato, non so se ho ragione, ma. Io ce l'ho uno per 3DS, ho quello per 3DS e ho anche quello Switch, però alla fine per collezione. Giochi votatissimi perché hanno dei voti altissimi, ma. In realtà mi rimane un po' un mistero perché hanno quei voti. Proprio per quello vorrei giocarlo, per vedere cos'è che non ho capito. A non giocarlo, ovviamente. Qualche volta sono meravigliato. When you wonder at times. A volte mi meraviglio. Se le persone devono sempre perdere il loro denaro lì. E quindi perché gli piace sempre, cioè perché il palazzo moneta gli piace sempre così tanto, nonostante perdano tutti i soldi. Ludopatia. Qua ovviamente non si entra. Ok, finalmente era qua quella donnina. Carino poi il colorino. Allora, adesso arrivati qua. Questa. Abbiamo già visto Margolare il Pittori. Piacere di vederti, mio amica. Guarda, puoi vedere l'intera città da qua. Dici? Dove stai guardando? Ecco, quella è la viale della principessa. Può essere che appunto sia stata fatta principessa per quel motivo lì, perché il nonno ha salvato, diciamo così, gli abitanti, l'hanno boh, chiamato, iniziato a chiamare re e lei alla fine era la principessa. E lì invece quella è la città di mezzo, diciamo, Midtown. Quello è il mercato e quello è il porto. Abbiamo visto queste cose, non mi sembra. È tutto così straordinario, non sei d'accordo? A rubare il triciclo e scappare. Se niente, eh. Siamo di qua. C'è dell'acqua. Questa. Qua l'hanno già vista, no? Gamma. Are you? Boh, sei tutta sola, mia cara. Vabbè, sarebbe meglio che tu non andassi fuori a correre dalla città. A correre fuori dalla città. Ok, i mostri fuori sono piuttosto feroci. Vabbè, forse aveva già detto queste cose. Questo robot che pulisce.
Vabbè, entriamo. Un palazzo moneta qua. Ma che c'è? Brillante come sempre, signora. Lei ha giocato con un angolo. Vabbè, io insomma, ha giocato con un angolo superbo. Parla del biliardo, ovviamente. Non avevo nemmeno una chance di fare un singolo colpo. Insomma, praticamente ha imbucato tutto lui e basta. Io uso la stessa manovra per vincere anche con mia moglie. Una battuta ambigua. Usa lo stesso angolo per vincere con sua moglie. Cinco. Non mi hai sentito, giovane ragazza? Tu hai bisogno di una carta, insomma, membership, vuol dire, come si chiama? Il club, no? Cioè, sei un membro, no? Per venire qui. Quindi, vattene. E vai a giocare con quei arlecchini da circo o quel che ti pare, insomma. Ecco Kentaro. Semplicemente, ma fatto il massimo ieri. Non posso essere già fuori. Non posso essere fuori di già. Immagino che la mia amata, la Pin Vixen, che non so cosa sia, forse deve semplicemente aspettare. Kentaro. Non sei quella ragazza che sta con la principessa? Perché stai parlando con me? Devo farti sapere che preferisco le mie donne un po' di più. Ma che preferisco le donne un po' più mature. I ragazzi stanno cercandoti, Eric e Jackson. Ah, dannazione, mi è uscito di mente. E noi pensavamo di giocare a Earthborn oggi. Tu sei venuta fino a qua semplicemente per dimmi questo. Immagino che tu non sia poi così male. La tessera, va? Qui, prendi questa. Ok, non c'è nessun denaro. Ok, sarà una tessera magnetica. Non c'è nessun denaro su di lei, ma immagino che almeno ti faccia entrare. Okay, viva la tempo che va a giocare. Membership card. Papà ha un intero lotto di queste. Per cui va benissimo così, insomma, se te la regala, non fa niente. In ogni caso, niente, io se ne sono andato a fare la battaglia e ci becchiamo più tardi. Qua si può salvare, no? Ok, le persone sono molto più propense a ricordare il tempo in cui hanno vinto il denaro. Quando perdono il loro denaro, loro semplicemente scuotono la testa e se ne vanno via. Ok. Questi spunti intellettuali salviamo. Ok, che c'è qua allora? Ella, quanto è grande qua! Questa è Silva. Fratello! You had yourself a
bella Josefa, cioè, è già un pensiero, cioè ci hai già fatto un pensiero. Ah, anche cosa dobbiamo fare dopo che abbiamo fatto jackpot? Dobbiamo andare a farci una bevuta al Mac. Lightning Mac, che abbiamo già visto, che è quello là che prendi la scossa. Invece che my boy. Tutto gergo. Comunque, mi hai letto la mente. Quindi, facciamo iniziare questo party. Questa speranza, davvero. William. Era lui quello con i capelli viola, in effetti, che aveva menzionato la tizia, la vecchia. Ah, sta cercando quello con i capelli viola, è di là. Stavo riguardando mentre caricavo i video. Loro non hanno assoluta nessuna chance in Heck. Non capisco se siete tipo meravigliato. Diamine, sì. Diamine. Non so se capite. Quindi ce l'hanno fatta? Bello. Cosa vuol dire questo? Abbiamo vinto? Che cosa vuol dire? Penso che abbiamo perso. Dink invece che Fink. D-H-I-N-K. Dink. Non è possibile. Pepper, soft yossi, stride. Vabbè, facciamo finta che siano i tuoi occhi e... Vedono dritto praticamente, o se tipo strabico, no? Guarda in basso. Ok, la scritta continua, praticamente continua a lampeggiare. Pretty sure. Ma cos'è ubriaco questo qua? Pretty sure. Io sono abbastanza sicuro. That means, that means che noi abbiamo perso, insomma, questo che significa che abbiamo perso. Immagino che tu non abbia fatto nessun pensiero riguardo al fatto se noi avessimo perso, no? Potete andare a picchiare quello là, per esempio. La sua soluzione è sempre la stessa. Andarsi a bere qualcosa al Mac. Hai letto la mia mente? Rose. Andiamo. Facciamo esplodere questo... Pop Secret. Ghiacciolo. Vediamo se anche questo sarà forse una... Cioè, letteralmente vorrebbe dire supporto per ghiaccioli. Facciamo esplodere questo supporto per ghiaccioli. Non so se si riferisce per esempio al locale, che sono tutti imbalsamati lì a giocare con le macchinette. Vediamo cosa dice poi. Sì. Idioti. Entrambi. Idioti, lo dice anche il robot. Oh, anche lì sarà un'espressione, insomma. Faccio giocare... Qui si ferma qua, e qua penso che sì. No, qua va un pochino... Love, amore, cosa c'è? C'è la zona per adulti. È un robot, o perlomeno, non lo so. Scansionato l'obiettivo, bambino. Il protocollo è Artborn.
Ogni pixel ha la sua propria ha il suo proprio effetto speciale. Per esempio, anche questo è il protocollo, distrarci e parlare di Earthball. Per esempio, il re pixel può completamente ribaltare il corso della battaglia, ma è estremamente raro. Se riesci praticamente ad averne uno, il gioco diventa praticamente facilissimo. Non ha i sufficienti punti come membro del... Per continuare al servizio bisogna fare più punti. Niente, ancora la risposta è la stessa. Wang Gong Bin, un'altra perdita. Cos'è che non va con me oggi? Quanta gente, e siamo arrivati a 90 di 100, tra l'altro, che voglio dire, ce la facciamo ampiamente a maxarlo. Le dialoghi, no? L'achievement, tu sei piuttosto caldo oggi, Oda. Lasciami fare un giro con la vecchia ragazza. Quella della macchinetta, penso. Silenzio. Sto rullando qua. Voi state per far esplodere questo per me. Almeno credo che, insomma, quella voleva giocare e niente, quello non lo lascia fare. The Scarlet, dannazione, non ho fortuna oggi, a quanto sembra. Sta arrivando. Ho denaro da bruciare oggi, baby. Guardati, Mikey. Miste scommesse alte qui, se posso dirlo per me stesso. Bene, cosa ti posso dire? Sta ancora, cosa posso dire, Lil? Ok, andiamo praticamente al jazz 21 quando tu hai finito. Ci sta provando con la tizia. My threat. In realtà non è sfida, no? Trattare, curare con mediocre. Ho un sacco di cose, sorpresa, piacere, escursione. Considerare anche la mia offerta, forse potrebbe essere. Per te, che ti... Ah, ok, io ho offerto di fare un giro, insomma, al jazz. E non ti ho mai preso per un tipo così generoso. Non dirlo. Non dire una cosa così. Fa suonare questa cosa come se il mio portafoglio fosse più chiuso di... penso che sapete tutti cosa vuol dire. Insomma, del beep di un toro nella stagione dei voli, perché qui volano i maiali, volano anche i tori. Aspetta, tu vuoi intendere quello? Interessante. Quindi tu sei semplicemente uno stronzo per volontà, allora. Ma un discorso un po' così, se parla con noi. Non c'è tutto, ok.
Questo non è un palazzo, un posto per ragazzini, dolcezza, perché non te ne vai a casa? Te ne corri a casa addirittura in realtà. Mi spiace se non riuscire a fare una traduzione corretta, però il senso si capisce, no? Quelli vogliono giocare, questi si sono entusiasmati, questi qua in basso. Questo crede di vincere, questo ci ha provato con lei. Lei ha fatto capire che è un tirchio, lei dice no, non dire così, e dice ah, ma allora lo fai, di solito lo fai apposta, insomma, quindi vuol dire che tirchio lo fai apposta. Allora, un attimino questo. Il migliore dei saluti a te, mia signora. Sei qui per giocare? Naturalmente, devi avere una grande pressione a trovare, per trovare del denaro da vincere qui. Naturalmente, tu devi essere sotto pressione per cercare di vincere del denaro qui. Quindi perché sei qui? Perché no, lui dice Daniel, allora perché noi siamo qui? Ah, lo dice rivolto a William alla fine. Semplicemente chiamato osservare e conquistare. Tu imbecille con la bocca di metallo. Qualsiasi cosa tu abbia bisogno di conoscere riguardo una persona. Può essere semplicemente letta direttamente sulle loro piccole e deliziose facce. Ok. Essere piuttosto coraggiosa per entrare in un palazzo, in un posto come questo, tutta da sola. Io non avrò mai fegato. Si va a parlare. Dottor D. Ah sì, il vecchio, quello che aveva parlato dei Goon. Questa cosa è un mostro. Non importa quanta abilità tu hai. Praticamente lui mangia le tue monete direttamente dal tuo portafoglio. Ned va fuori dallo schermo. Comunque la posso sentire. Questa volta colpirò la grande. Ok, vediamo. Possiamo girare. Controlliamo lui. Sto ancora pensando. Alva dice: sto ancora pensando a quelle scimmie che tu hai visto sul treno. Ci sarebbe molto da guadagnare a investigarle. Di sicuro, ma può essere pericoloso. Ciao, Sammy. Sammy, io sono tornata. Cerchiamo qualcosa? Ma se non c'è. Qualcosa di sicuro profuma. Ha un profumo molto buono. Ma se non è ancora tornata. Dove è andata? Magari è andata a giocare con i suoi amici. Ci sono un sacco di bambini della sua età in città. Davvero? Ma anch'io voglio giocare. Con Sam, penso. Non credo con i bambini in generale, però. Ma io sono davvero. Di nuovo questo disturbo elettrico. Non so se si sente in live. Cioè, nella registrazione. È la seconda volta che la sento. Non capisco, spero che non stia succedendo qualcosa al microfono. Comunque,
Davvero sei entrata così, già così vecchia? Sembra che quello che adesso devo semplicemente preoccuparmi. Magari se lei fosse andata da qualche parte pericoloso. Non c'è un posto pericoloso in tutta New Dam. Così dici tu. New Fast Travel Point. Oh. Allora, vediamo un attimo. Ok, è tempo di mangiare, ma Sam non è ancora tornata. Spero che sia ok, però penso che adesso in teoria controlliamo lui, quindi possiamo andarla. Vediamo un attimo. Lei probabilmente sta semplicemente giocando qualcosa di veramente divertente, chi lo sa. Il tempo praticamente vola quando ti diverti, no? Giusto? Stai parlando di Sam o di te stessa? Sam sta spendendo un sacco di tempo al Tayama ultimamente. Lo sai, no? Lì nella città di mezzo. Il Tayama, evidentemente il Tayama, quello con il gioco Earthborn, no? Ciao, comunque un salvataccio. Hanno voluto dare una personalità persino al frigo. L'unica cosa un po' limitata è che non interagisci questa TV in teoria. Due TV. Qua ci si può anche riposare. Allora, vediamo un attimo. Mappa fast travel. Qua non ce lo permette. Dobbiamo forse uscire. Sì. Guarda. Tagliama. Vediamo un attimo il Tagliama. Così abbiamo una conferma. Esatto, è questa. Adesso. Ma come facciamo ad andare a prendere ste tesoro qua? Questo è maialino. Questo chi è? Maestro Yogi. Di yoga sarebbe. Maestro Yogi. Fortuna. La Binga sono. Come si chiamano? Non mi viene il termine giusto, quelli che coloro che portano ambasciatore, no? Tipo. No, vabbè, sì, precursore, ma vuol dire anche presagio. Presagio della fortuna. Il presagio della sofferenza. Questo è il Gun. Cioè, detta così praticamente non ha, è come se non fosse, non avesse un nome, no? Cioè il. Delinquente un delinquente della città, o come so, in Yakuza Zero, eccetera, i punks, delinquenti sostanzialmente. Mi piace molto di più star qua che fuori dal palazzo Moneta lì. Che qua, Gozza, Protecting. Gress. Ma che cavolo. Cos'è Gress? Voglio farvi un esempio. Su Urban Dictionary, Gress, come vuole dire? La via di uscita, quindi uscita. Oppure una carriera nell'ambito delle forze aeree, che praticamente è riferito a chi praticamente ispeziona e ripara
gli aerei, insomma, quelli bombardieri e quelli da combattimento. Oppure, vabbè, egress e automess, vabbè, vuol dire far uscire, vabbè, processi intestinali, riguarda i processi intestinali, mettiamola così. Comunque, quindi cosa potrei... Forse intende dire una roba del tipo che proteggere... Qui non è neanche tanto un delinquente, sembrerebbe una roba del tipo proteggere la città di New Dam, è la cosa più importante, il modo di vivere più importante, insomma, per lui. È vero che ha bastonato quell'altro tizio, infatti, cioè è corso dietro quell'altro. Al suo tempo forse è un goon perché non è un tipo poi così raccomandabile. Questa è Lady Luna. Sulle banchine del lago. Vinit vuol dire vicino. La ventola enorme. Cos'è un suggerimento? Il market del dragone ancora una volta invita il suo clan. Vende salves. Vediamo se insomma effettivamente ci fa andare ma unguenti. Vende unguenti. Vende diverse cose insomma col l'odore e la reminiscenza dei vecchi giorni a lungo andati. Se no, poesia. Alle ossa del bisnonno. Ciao perdere, perché allora, Spagna si può... No. Questo è quello che vendeva la frutta. Il Dragon Mark è semplicemente giù lì. Ok, ma non mi fa andare. Ovviamente non è ancora il momento di andarci. Quindi apre domani, secondo loro. Praticamente dice che fa fatica a stare seduto aspettando domani, in cui potrà finalmente aprire la sua bancarella. Questo. Oh, cotto. Infatti vola, cioè è una specie di elicottero. So, non è molto... Aspetta, cos'è il So che non mi ricordo? Vega, sì, infatti. Questo... L'incrocio tra una sega e un elicottero. Boh, comunque è un robot. Più e più mercanti stanno arrivando alla città ora che la metro è stata riparata. E Mung praticamente ha anche detto appunto che il mercato verrà riaperto. E questo sicuramente è bello. E potrò finalmente rivedere i miei vecchi amici. Non mi fa andare giù perché dice prima devo trovare sempre. Niente, andiamo su perché abbiamo fatto questo giro, quindi qua è tutto il mercato. E manca qualcosa anche qua. Poi in questa città interiore abbiamo visto tutta, anche se alcune cose, tipo il tempio, lì non sappiamo ancora che cos'è. Non parlarmi, sono semplicemente... Oh, come dire... Mood... Oh, cavolo, non mi viene la parola. Muore, sì. Sono di pessimo umore adesso. Ok, te lo dirò. Ho perso tutto il mio denaro. Adesso non è... Che dovevo usare praticamente appunto per riempire la bancarella di pesce. E il mercato apre domani. Cosa farò ora? Devo chiedere a Masao se ha
voglia di dividere il suo pesce con me.